Ciao a tutti, mi chiamo Paola, sono una ragazza tedesca. Oggi vi faccio finalmente un nuovo video nel quale io vi parlerò della differenza tra la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest. Siete sempre stati in tantissimi a chiedermi questa differenza, però io fino ad oggi non volevo fare un video del genere, però ho deciso di finalmente farlo. Allora, per cominciare vorrei dirvi che oggi non parlerò della storia. Sappiamo tutti che la DDR, lo stato che c'era prima, era uno stato comunista nella Germania dell'Est. Queste cose non le dirò più, però politicamente vorrei dire due differenze che abbiamo della Germania dell'Ovest e la Germania dell'Est. Innanzitutto, nella Germania dell'Est è interessante da vedere la maniera nella quale votano. I tedeschi della Germania dell'Est votano diversamente, in senso che ci sono molto più elettori dell'estrema destra rispetto al resto della Germania. Io questa cosa non la commenterò, ve la faccio vedere, voi potete farvi la vostra opinione, anche perché la Germania dell'Est è stato prima uno stato comunista e adesso votano per la destra. La seconda cosa molto importante da sapere è che lo stipendio nella Germania dell'Est è più basso rispetto a quello della Germania dell'Ovest. Questa cosa è dovuta anche al fatto che il costo della vita nella Germania dell'Est è più basso. Però comunque fino ad oggi non abbiamo gli stessi stipendi e questa cosa ci divide un po'. L'ultima cosa interessante sulla Germania dell'Est è che Angela Merkel viene della Germania dell'Est e per questo motivo adesso con il coronavirus in Germania non c'era questa chiusura che noi non potevamo uscire di casa. Noi con le nostre misure potevamo sempre uscire di casa, però solo in due o solo per farci una passeggiata, non facendo le feste, però potevamo sempre uscire. E Angela Merkel ha parlato davanti al popolo e ha detto che lei non chiuderebbe mai la Germania perché lei ha sentito cosa vuol dire essere chiusi in casa sulla sua pelle. E quindi secondo me questo messaggio è stato molto importante siccome lei viene dalla Germania dell'Est. Noi non possiamo capire questa cosa perché noi sinceramente non siamo mai stati chiusi in casa nella Germania dell'Ovest, almeno recentemente no. E ovviamente adesso non vorrei neanche parlare troppo della storia, anche perché io non sono cresciuta quando la Germania era ancora divisa. Per cominciare, perché faccio io questo video? Perché mi sento in grado di poter parlare sulla differenza culturale, allora dai stereotipi che noi abbiamo della Germania dell'Est? Mi sento in grado perché io ho vissuto nella Germania dell'Est. Ho vissuto in pratica a Wismar, che è una piccola cittadina in nord-est della Germania. Adesso vi dirò un po' delle cose tipiche della Germania dell'Est, almeno per me, e ci sono tantissimi altri oggetti tipici. Quando io penso alla Germania dell'Est, penso subito al Trabi. Avete presente questa macchina vecchissima che loro avevano? Oppure, quando penso alla Germania dell'Est, penso subito al Catwurst. Quando sono arrivata a Wismar c'era ovunque il Catwurst, io non l'avevo mai sentito, però è un hot dog della Germania dell'Est perché ovviamente non si mangiavano l'hot dog perché è americano. La terza cosa che a me ha spaventato tantissimo sono le spiagge FKK. FKK vuol dire di andare a farsi il bagno da nudi. Quando io ho vissuto a Wismar volevo andare alla spiaggia, ancora ero nuova in città e pensavo vabbè ci vai da sola. Arrivavo alla spiaggia e c'era solo gente nuda. Io mi sono spaventata, ma come? Voi non lo potete immaginare, perché io ero in costume e mi sentivo strana io che ero vestita, però invece avrei voluto scappare da questa situazione, perché questa è una cosa che io non farei mai. A me non piacciono queste cose di andare a farsi bagno nudi, da nudi. E poi soprattutto, voi dovete pensarci, quelli che sono nudi, la maggioranza sono dei uomini o delle signore molto vecchie, quindi sono anche delle cose che non volete manco aver visto. Allora, ora vi voglio parlare un po' dei stereotipi. Io, da brava ragazza, non sono andata lì con dei stereotipi nella mia testa, però me li sono creati quando ho vissuto lì. Allora, mi sono subito resa conto che la gente ha un altro approccio e questo approccio che ce l'hanno loro per me è stato molto brutto perché loro sono senza peli sulla lingua. Allora, la città Wismar, della quale vi ho appena parlato, è stata una città bellissima, veramente, mi è piaciuta tantissimo, però sinceramente mi sono trovata proprio male e adesso vi racconto un po' il perché.
perché ci sono grandissime differenze di mentalità tra la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest. Innanzitutto, la gente della Germania dell'Est è molto più diretta, non ce l'hanno piedi sulla lingua. Significa che ogni tanto ti ritrovi nelle situazioni nelle quali loro ti dicono pure delle cose molto molto brutte in faccia. E io lì mi sono ritrovata nelle situazioni nelle quali dicevo: ma io non ho fatto niente di male a queste persone, però loro sono così diretti. Questo è il loro modo di fare conversazione, non è una cosa strana per loro. Allora, in senso che tu entri magari anche in un negozio e la cassiera sta lì e tu vedi proprio che lei non ce l'ha voglia di lavorare, ti tratta pure male, però veramente male. E queste sono cose che sono successe a me, che la gente è stata così a me. Si potrebbe però anche formulare più positivo, che loro sono un po' più con schiettezza e magari non parlano dietro le tue spalle, e quindi potrebbe anche essere una cosa molto positiva. In effetti non sono stati tutti così, che sono stati diretti, negativi, senza piedi sulla lingua. Ho anche trovato della gente che era positiva, però sempre senza piedi sulla lingua. Questa cosa lì è una regola da loro. Io non so perché, però sono molto molto diretti. E noi magari, soprattutto nella Germania del Sud, teniamo un po' più le cose per noi. Magari parliamo dietro le spalle, però non è che facciamo tutte queste cose così dirette che ti senti subito a disagio. Allora, a me sinceramente ha fatto sentire proprio a disagio, però c'era anche della gente carina, non è che tutti sono poi così negativi, eh. Un'altra cosa della quale mi sono resa conto io è che loro sono sempre un po' con sospetto, in senso che da un lato sono molto diretti, ti parlano subito, ti dicono anche subito delle cose brutte magari in faccia, però dall'altro canto sono anche sempre un pochettino con sospetto, in senso che loro non si fidano subito di te, però aspettano un bel po'. Questa cosa secondo me è dovuta un po' al fatto che nella Germania dell'Est c'erano delle spie e si doveva sempre stare attenti che non si fa niente contro il regime, eccetera, perché si vede proprio nel modo di fare. Non è adesso un sospetto un pochettino che ti guardo prima, però loro proprio si vogliono un po' informare su quello che sei tu prima di proprio confidarsi per davvero. Loro sono molto 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 più distanti, però nel loro modo di essere sono anche diretti. Io non so tanto bene come farvi un'idea precisa di quello che intendo io, però significa che da un lato ti dicono pure le cose brutte in faccia, però dall'altro canto non ti racconterebbero mai niente di troppo personale, soprattutto all'inizio. Ma tutte queste cose che ho detto ora sembrano molto molto cattive, invece non lo sono, perché se voi andate proprio a vivere lì vedrete che loro hanno una comunità che è proprio tutta un'altra cosa rispetto a noi della Germania dell'Ovest. Nella Germania dell'Est la comunità non solo della famiglia è molto importante, ma anche dei vicini, del quartiere. Loro si aiutano tantissimo tra di loro, perché anche questo secondo me è dovuto ancora al fatto che lì erano tutti uguali e quindi si cercava sempre nella comunità di aiutarsi a vicenda. Ora invece vi parlerò delle cose positive della Germania dell'Est, perché prima vi ho detto un po' delle cose negative, anche perché io ho fatto purtroppo delle esperienze negative. Però la positività della Germania dell'Est è ad esempio che loro hanno quasi raggiunto la parità dei sessi. Significa che ci sono tantissime donne in posizioni importanti, che nella Germania dell'Ovest, o credo anche in Italia e in altri paesi europei, non è così elevato il numero delle donne in queste posizioni. Questo è dovuto al fatto che nella DDR quasi il 50% delle donne e il 50% degli uomini lavorava, e quindi per loro non esisteva questa donna casalinga o una cosa del genere. Erano molto più alla pari rispetto ai nostri paesi, e fino ad oggi si vede questa cosa, anche magari perché abbiamo Angela Merkel come cancelliere, e quindi magari si potrebbe anche citare questa cosa. Poi un'altra cosa che è organizzata molto molto meglio sono gli asili nidi. Gli asili nidi nella Germania dell'Ovest, allora in tutte le regioni che sono vicine a me, che stanno anche più da nord, gli asili nidi in Germania non funzionano tanto bene, perché ci sono troppe madri che vanno a lavorare e quindi non ci sono abbastanza dei posti. Invece nella Germania dell'Est
È organizzato così bene che loro non si devono preoccupare dei posti per gli asili nidi. E l'ultima cosa che secondo me è molto più bella nella Germania dell'Est sono le nuove città. Loro hanno ristrutturato tantissime città che erano proprio rovinate. E non pensate che sono tutte così rovinate come vi hanno magari raccontato una volta fa. Perché anche a me hanno raccontato, penso che erano 15 anni fa, quando ero un po' più piccola e mio fratello grande andava la prima volta a Lipsia. Mi aveva detto che è una città bruttissima, tutta distrutta, eccetera. Ora il mio altro fratello ci vive proprio a Lipsia e dice che è moderna, rifatta, ristrutturata, cioè proprio bella. Alla fine non è proprio così come si dice, oggi come oggi, quasi le città della Germania dell'Est, no, non quasi. Tante città della Germania dell'Est sono più moderne rispetto a quelle dell'Ovest perché hanno investito tantissimi soldi nella ristrutturazione. Vedete ad esempio la mia città Ulm, che io vengo da una regione tedesca abbastanza ricca, possiamo dire che come il Veneto in Italia o come la Lombardia, una cosa di questo genere, comunque abbiamo tanti soldi nel Baden-Württemberg. Comunque la mia città è stata un po' trascurata, non in senso che è brutta, però non è mai stata ristrutturata. Ora come ora lo fanno. Allora da noi le cose vanno un pochettino più lentamente perché hanno prima voluto aiutare quelli della Germania dell'Est. Ovviamente è molto difficile parlare di queste tematiche anche perché in pratica sono delle tematiche molto sensibili che alla fine ai tedeschi della Germania dell'Est non piace tanto quando noi parliamo di loro. Loro sono spesso un po' suscettibili perché hanno sempre paura che noi parliamo magari un po' male di loro. E quindi anche una ragazza come io non è stata vista benissimo perché vengo poi tra l'altro anche del sud e quindi era un po' troppo per loro, però alla fine anche io mi sono trovata bene con loro e ci sono sempre persone un po' così e un po' cosà in ogni paese. Allora grazie mille per aver visto il mio video e scrivetemi qua sotto nei commenti se voi volete vedere un altro video di questo format nel quale io vi racconto la differenza tra una regione tedesca e l'altra. Se a voi è piaciuto questo video mettetemi un like e alla prossima!